È domenica 13 aprile, sono le ore 15 in punto, inizia dallo stadio comunale di Piancastagnaio una delle partite più importanti della storia della Pistoiese. È Pianese-Pistoiese, diamo subito l'ettore delle formazioni. Pianese in campo con Davia, Gagliardi, Poponcini, Pasquale, Capone, Mazzuoli, Ancione, Zagaglioni, Golfo, Zuppardo e Giomarelli. Replica alla Pistoiese, scende in campo con Sambo, Giovanelli, Innocentini, Belli, Cogliacchioni, Giordani, parte subito il tiro! Ed è subito rete! Dopo neanche due minuti, Simone Vincenzi è 1-0! Del calcio d'angolo ed è il gol del pareggio, è 1-1. Scendersi, palla per Minincleri, e poi il pallone, Bigoni, gli resta lì, poi prova il tiro, la parata del portiere. Occhio al contropiede, Ragione, buono il pallone per Bigoni, attenzione a Bigo, Bigo! No, che si inventa un gran numero, palla dentro per Peluso, Peluso prova a saltare l'uomo, Peluso, palla resta lì, ancora, atterrato! Attenzione, la palla dentro ed è il gol. 2-1 Pianese. Proprio lì! L'ha messo proprio lì! Angelo Puglio! E il gol del pareggio! È 2-2 con la Pianese, è Serie C.